candidato vero che è stato Matteo Renzi, che ha avuto il merito peraltro di riconoscere, perché anche questa è un'altra questione, ci potrebbe ripartire anche di qui, la moralità della politica, no? La moralità della politica è partecipare alle primarie, fare giocarsi la partita, se si vince essere il leader, se si perde riconoscere il leader e giocare la partita con il leader, così come ha fatto Renzi, ha dato un bel segnale al paese, così come l'altro segnale che ho detto prima, fare quello che si dice, se vinco darò il mio contributo al partito per cambiare il paese, se perdo tornerò a fare il sindaco di Firenze, e così ha fatto. E così ha fatto, gli va reso merito, ma il nostro segretario che si è messo in gioco ha vinto le primarie, una grande partecipazione popolare alle carte regole, questa volta tocca a noi, questa volta dobbiamo dire, rivendicare, questa volta ci spiace Grillo, questa volta tocca a noi, se faremo male alla fine dei 5 anni diremo che abbiamo fatto male, ma vogliamo avere la possibilità di cambiare questo paese e avere in questa provincia una vera. Per avere una leva bisogna che gli diamo grande consenso, non è che dice ma tu vieni qui a fare questo discorso a casa, no? 10 voti più, 10 voti meno, 20 voti più, non cambiano gli esiti delle sorti del partito, non cambiano gli esiti di chi vincerà in Toscana, non cambiano neanche gli esiti del premio di maggioranza al Senato, probabilmente non cambiano nemmeno rispetto alla leva che noi abbiamo la possibilità di raccogliere, ma bisogna dare un segnale se ci si crede, perché la politica è questa, perché se non ci si crede è difficile che ci possa credere qualcuno con cui noi parliamo, se noi non trasmettiamo convinzione, se non siamo in grado di trasmettere credibilità, se non diamo un po' della nostra passione, se non facciamo capire perché ci impegniamo, è difficile che qualcuno ci venga dietro. Ed è giusto che qualcuno non ci venga dietro. E quindi lo dico per questo, perché anche da casa la passerà questo, il video che abbiamo di fronte. La grande occasione, prendiamola per voi, per casa, per il nostro paese, per il nostro partito. Ma prendiamola soprattutto per i nostri figli, perché se non investiamo su quelli che verranno dopo di noi, questo paese non si salverà, non farà passi avanti, torneremo indietro. E continueremo di nuovo a maledire il buio che vediamo. Bye.
La prossima più a lei, sì. Va bene, adesso la parola alla Barbara. Ho detto che non la conoscevo, però siccome mia figliola in casa ne parlava spesso, insomma un po' la conoscevo. Barbara. Buonasera, non so se lo serve. Certo. Innanzitutto grazie perché è un'accoglienza veramente calorosa e quindi rinnovo anche le mie scuse per il ritardo e oltretutto vi stiamo anche chiedendo veramente una presenza importante visto l'orario e quindi sono veramente toccata anche da questa vostra incredibile accoglienza e gentilezza. E quindi cercherò anche di essere sintetica per dare a tutti la possibilità insomma di rientrare a casa. E, però vorrei veramente affrontare alcune delle questioni che sono state sollevate, perché innanzitutto anch'io vivo come cittadina una situazione di disagio, quindi so cosa vuol dire essere collocati in un territorio che ha dei grossi problemi di accessibilità, perché questo ha segnato veramente un po' le sorti di questo territorio, visto appunto le problematiche legate alle infrastrutture e tutti i ritardi nel fare azioni che consentano veramente di vivere e di lavorare. Il problema che ha sollevato uno di voi è proprio anche quello di fermare lo spopolamento. Lo dico perché un territorio che continua a perdere la risorsa più importante, che è la presenza umana, è un territorio che è destinato a veramente essere chiuso. Se l'azione del governo Berlusconi in tutte le sue espressioni è stata come animata dalla voglia di dire facciamo andare via la gente, perdiamo i presidi nelle zone difficili, perché è più facile, no, gestire le città e lasciare che la montagna e il territorio che non è più facilmente accessibile si autogestisca e che magari la natura si impossessi di questo. Questo è veramente un approccio scellerato, in quanto noi abbiamo la consapevolezza, il Partito Democratico lo ha messo tra i suoi punti, dell'importanza della tutela del presidio di questo territorio. E come dare voce e concretezza a questo? Innanzitutto ridando risorse, destinando appunto finanziamenti a quegli interventi che permettano al territorio di essere sotto controllo. La manutenzione è un requisito essenziale perché ci fa risparmiare rispetto alle grandi opere che sono a valle di quelle sciagure che quotidianamente nell'autunno ormai non ci sorprendono più, ma sono appunto un evento calendarizzato. Pertanto non possiamo pensare di poter gestire l'Italia, che è un territorio ad altissime problematiche idrogeologiche e ad altissimo rischio sismico, e quindi ad aspettarci che magari gli imprenditori facciano investimenti privati se non diamo la sicurezza di questo territorio. Quindi una delle priorità, e il Partito Democratico nelle sue proposte lo garantisce, è la manutenzione e di prevenzione diffusa. Non possiamo aspettarci che questi enti come provincia, come i piccoli comuni abbiano la forza oggi, dopo che sono stati terremotati loro stessi da queste tagli lineari delle spending review che sono da 20 anni che il governo Berlusconi, poi rafforzate dal governo dei tecnici, hanno consentito, possano dare la risposta che tutti vogliamo, che poi è la risposta per far ripartire anche la Lunigiana, la provincia di Massa. E quindi bisogna dare una concretezza. E allora non vogliamo che venga fatto il ponte sullo stretto, che gli vengano destinate delle risorse inutili, vogliamo che vengano aperti tanti piccoli cantieri. E dove le troviamo queste risorse? Le troviamo innanzitutto dal fatto che ci sarà un più corretto approccio
alle spese della pubblica amministrazione, più in generale quindi alla spesa pubblica, mettendo in atto innanzitutto che cosa? Mettendo in atto quello che noi italiani dobbiamo richiedere e non i condoni fiscali che ci promettono e che hanno fatto. Dobbiamo mettere in atto una accurata lotta all'evasione fiscale, lotta alla corruzione. Queste due voci, pensate, sottraggono più di 170 miliardi di euro all'anno, sono più del doppio della spesa che viene destinata alla scuola e alla sanità. Non ci possiamo più permettere questo. La corruzione tiene lontano anche gli investimenti dall'estero, è una concorrenza sleale perché rende appetibile il nostro territorio, nel grande e nel piccolo. Quindi, innanzitutto un approccio, come si diceva, come Andrea ha ripetuto, alla legalità, e questo è essenziale, una più corretta gestione della spesa che è destinata alla rappresentanza politica, e questo l'abbiamo detto. Per esempio, magari rivedere anche la nostra politica degli armamenti. Le possiamo forse limitare le risorse destinate e canalizzarle per altre priorità. E poi il ricorso ai fondi strutturali europei. Quante volte rimandiamo indietro importanti risorse che, ahimè, ancora forse per qualche anno riusciamo ad avere dall'Europa? E cito l'Europa per dire anche l'importanza della sfida che l'Italia deve giocare in campo europeo, innanzitutto perché per risollevarci da questa crisi non possiamo mica pensare che l'Italia da sola ce la possa fare. Abbiamo bisogno di costruire un percorso, un cammino con i nostri partner europei in cui innanzitutto l'Italia continua ad avere la sua rappresentanza tra le forze progressiste e democratiche e che sia orientata a quella che noi chiamiamo gli Stati Uniti d'Europa, dove la politica non è solo una politica monetaria di speculazione sull'euro, ma è una politica economica vera e propria. Quindi noi in Europa abbiamo bisogno che ci rappresenti un partito forte e non ha credibilità un partito come quello di Berlusconi, tantomeno il partito dell'antipolitica come quello di Grillo. Abbiamo, i nostri partner europei si attendono che l'Italia abbia, dia la giusta risposta in questa che è una scelta epocale, perché veramente ci sarà la scelta tra due diversi modelli di società, uno basato sulle leggi ad personam e uno che invece è basato su quelli che sono i principi di uno sviluppo sostenibile che anima tutte le politiche che sono la proposta di questo partito, sullo sviluppo inclusivo, quindi garantire quello che è il compito di una repubblica, cioè rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono a ciascuno, anche chi nasce in una condizione economica drammatica, di poter esprimere tutte le proprie potenzialità. Ed ecco in questo senso il ruolo strategico della scuola, che è stata veramente terremotata in questo periodo, e a partire dalle problematiche legate all'edilizia scolastica. La Lunigiana ne è un esempio, sono pochissimi gli edifici in cui mandiamo i nostri ragazzi che sono sicuri, che sono a norma. In Italia sono oltre il 64% circa non è a norma, e non lo è per una questione sismica, per una questione di antincendio, ma anche di barriere architettoniche. L'accessibilità oggi si dimostra anche nel luogo dell'apprendimento. Ci vuole veramente un approccio completamente diverso, non possiamo continuare a togliere risorse alla sanità e alla scuola. Abbiamo bisogno di far ripartire la crescita economica del nostro paese, ma non possiamo immaginare di non puntare sul capitale umano, sui giovani. E dove possiamo dare veramente gli strumenti, quelle competenze di base per prepararsi alle sfide del futuro e creare la nuova classe dirigente? Lo facciamo innanzitutto lì, con una nuova didattica, dando fiducia e risorse a questa scuola, riqualificando il ruolo e il prestigio sociale del corpo docente. Quindi
Oggi, dopo 20 anni di tagli esclusivi, dove sono stati usati solo slogan, ci ritroviamo in una condizione che vede un altissimo tasso di dispersione scolastica, un bassissimo livello di istruzione. E quanti sono il numero degli iscritti matricolati? Sta calando drasticamente. Perché? Perché sta passando il messaggio, tanto non c'è lavoro, è inutile che continuo a studiare per poi ritrovarmi ancora fuori dal mondo del lavoro. E allora, non è possibile che l'Europa stia andando in una strada completamente opposta a quella dell'Italia. Noi dobbiamo riallineare e dobbiamo aumentare notevolmente il livello dell'istruzione dei nostri giovani e quindi anche lì l'importanza dell'università e di una, della ricerca in generale, ma molto calata di più nella realtà, quindi l'importanza di questo stretto contatto, per esempio, tra ricerca, mondo dell'imprenditoria e quindi istituzioni. E al tempo stesso dobbiamo lottare contro la dispersione, non possiamo permetterci di essere nella posizione più bassa delle classifiche per il numero di persone che ha oggi, nel 2013, un titolo di studio superiore e poi universitario. Quindi perché è necessario dare quelle competenze di base che permettano ai nostri giovani di fare le giuste scelte strategiche per rilanciare questo territorio, in generale il nostro paese. E allora il Partito Democratico che proposte fa? Fa la proposta di dare un progetto per la crescita. Quando si parla di lavoro, che è la priorità dei nostri giorni e anche del nostro programma, noi parliamo, prima di regolamentare il mondo del lavoro, di come creare lavoro, di combattere questo bassissimo tasso di occupazione, ed è il motivo per cui la Lunigiana sta soffrendo, perché essendo una zona particolarmente svantaggiata per i motivi che non vi sto a citare perché li sappiamo tutti, si trova nelle condizioni di non dare prospettive ai giovani, vengono meno le risorse più forti e dunque aumenta soltanto la percentuale delle persone che stanno invecchiando e dunque aumentano l'esigenza di servizi, perché più le persone invecchiano più abbiamo bisogno di una veramente in supporto da parte dei servizi pubblici e dunque in una situazione in cui invece i tagli sono proprio riservati a quel settore, è evidente che stiamo togliendo soprattutto alle zone più svantaggiate la possibilità avere delle prospettive. Ma pure ricollegandomi al discorso del dissesto, sappiamo tutti che senza la presenza umana, oltre ad avere un problema di perdita notevole e preoccupante di biodiversità naturale, perché? Perché anche il nostro territorio è il risultato del prodotto umano. Vediamo cosa succede all'aumentare dei boschi, all'abbandono che facciamo via via dei pascoli. Crediamo che questo sia di aiuto per un'esplosione della natura? Assolutamente, è uno dei problemi che abbiamo proprio per legati al nostro territorio. Per farla breve, quindi le proposte che facciamo sono innanzitutto quello di rifar partire quelli che sono gli investimenti nel settore della scuola, dei edifici pubblici in generale, dell'edilizia residenziale pubblica, allentando per quegli enti che lo hanno il famoso patto di stabilità, innanzitutto, e come si fa? Dando quindi quelle risorse sostanzialmente arriveranno da questa politica più calibrata di tagli alla spesa pubblica e della lotta all'evasione e alla corruzione e al tempo stesso facendo partire tanti piccoli cantieri che andranno a lavorare sul lato della prevenzione diffusa, ma daranno anche ossigeno a uno dei settori che è più in crisi e che portava più occupati, quello dell'edilizia. Ma ora noi abbiamo, rispetto ad altri, il progetto di un'edilizia di qualità, che vuol dire edilizia che è qualificata anche per la cosiddetta qualificazione energetica dei nostri edifici, oltre che per la messa in sicurezza. E questo concetto dell'approccio all'economia verde è uno dei punti forti, che potrebbe essere un'importante prospettiva di sviluppo per i territori come quelli della Lunigiana, dove di per sé poveri e altre risorse, in realtà da un punto di vista
dello sviluppo della cosiddetta green economy con un grande cambio. E allora come possiamo noi ridare ossigeno anche a questo settore che potrebbe essere di grande interesse per l'occupazione giovanile? Lavorando con una politica industriale che il nostro caro amico Berlusconi si è dimenticato completamente di fare, sia a livello europeo ma anche in campo nazionale, che guardi a una fiscalità agevolata, quindi la leva della cosiddetta fiscalità, quindi una riforma del fisco più generale, ma che abbia incentivi mirati sul settore dell'economia verde, andando ad applicare il principio che chi inquina di più paga di più, chi inquina di meno paga di meno, che è un tassello di quello che è l'approccio più generale della riforma del fisco che necessariamente dobbiamo fare, non dicendo semplicemente meno tasse, raccontando le favole, ma come abbiamo intenzione di ridurre la pressione fiscale, spostando il carico fiscale da quella che è l'economia reale, quella che dà lavoro, sulla rendita, quindi sui capitali, sui patrimoni che in realtà non creano lavoro e impresa, soprattutto in un'ottica di elevata occupazione, ma anche di qualificazione. Dunque, andiamo ad agire, per esempio, su un tema fondamentale, che ora può sembrare una piccola cosa. No, la proposta del Partito Democratico è quella di andare a ridurre la prima aliquota IRPEF e di andare ad applicare ulteriori detrazioni di carattere fiscale e soprattutto per l'occupazione giovanile e per l'occupazione delle donne. E a questo proposito, ora noi magari non lo sentiamo meno, ma perché continuiamo ad avere, come dire, la famiglia, soprattutto grazie magari anche agli anziani, una sorta di ammortizzatore sociale, ma non ci possiamo più affidare alla famiglia questo ruolo, perché ora le tensioni interne che derivano da una perdita di reddito, di potere di acquisto delle nostre famiglie, che sta bloccando il mercato interno, ci richiede di intervenire con delle politiche sociali forti, rivolte proprio alla famiglia, quindi più in generale una politica che guardi dai giovani agli anziani e alle donne in particolare, attraverso, oltre a queste misure, attraverso la leva della fiscalità di cui vi ho detto, le risorse sul fondo dell'autosufficienza, per esempio, così come dando un valido contributo a conciliare il tempo del lavoro con quello della famiglia, vale a dire congedi parentali, il famoso bonus per i figlioli che in maniera progressiva sarà poi introdotto oltre la fascia 0-3, ma che vorremmo applicare immediatamente, ed è un bonus, si dice, di 3.000 euro che andrà proprio ai figli 0 e 3 anni immediatamente, per poi estenderlo, per dare un aiuto in questo senso, come le ulteriori detrazioni fiscali per le donne che lavorano e che hanno figli a carico, quindi agire anche in quel senso. E poi voglio concludere, perché come mi sono presa l'impegno di essere breve, innanzitutto ripuntare su quel patrimonio che noi diciamo storico, artistico, paesaggistico, che è alla base dell'Italia, che fa grande l'Italia agli occhi del mondo. 47 siti UNESCO, noi in Lunigiana abbiamo una corona di parchi, abbiamo un potenziale che può essere declinato in termini turistici in maniera vincente, su cui dobbiamo credere, ma anche qui sono anni che il turismo, facciamo l'esempio del turismo, è escluso dal Ministero dello Sviluppo Economico, come se fosse considerato un corollario. In realtà è una delle risorse principali. Per la Lunigiana, secondo me, è una delle più importanti vie di sviluppo, ma ci vuole una governance un po' diversa. Ci vuole veramente che venga ridato con una politica orientata in termini diciamo appunto della fiscalità, in termini di risorse da allocare agli investimenti in quel settore, importantissimo, perché è un settore trasversale per soprattutto territori, ma
marginali da un certo punto di vista, ma che hanno da quel punto di vista delle grandi risorse. E la Francia ce lo insegna, quando lui dice che sono i piccoli, perché la Francia ha capito che avere un, proprio anche la, lì è una questione veramente anche forse di un approccio più imprenditoriale, però ha capito che puntare sulla qualità, sull'eccellenza, faccio l'esempio dell'enogastronomia, è una vera e propria leva che può dare grandi margini anche di guadagno a territori che sono magari scarsamente accessibili. Ci sono dei locali in Francia che si trovano altro che a Casola, si trovano arroccati chissà dove e in quali per prenotare bisogna muoversi mesi prima. Questo cosa ci fa capire? Che innanzitutto dobbiamo cambiare l'approccio mentale e capire come diffondere anche una cultura imprenditoriale un pochino più forte anche in territori dove magari l'assistenzialismo ha un po' troppo messo a tacere la vitalità e l'energia, e capire che innanzitutto quella non è più la strada. Lo Stato, quello che può fare è essere un facilitatore, essere un mediatore e creare le condizioni perché chi ha delle idee brillanti sia messo nelle condizioni di fare impresa. Questo va bene nell'agricoltura, va bene nel turismo, va bene nel settore manifatturiero. Non dimentichiamoci che comunque, nonostante tutto, siamo la seconda potenza manifatturiera a livello europeo. Non dobbiamo perdere questo, e anche il nostro territorio ha avuto delle eccellenze. Ci sono settori che possono ulteriormente svilupparsi, il settore navale meccanico, che comunque è un bacino di occupazione anche per i tunisianesi, trova tutto sommato a poca distanza. Quindi dobbiamo richiedere che venga mantenuto e che non ci sia più la concorrenza sleale, perché noi siamo in un paese in cui c'è una concorrenza sleale e innanzitutto questo dipende dai costi energetici. Rispetto per esempio alla Germania, l'energia da noi costa 35% in più, e allora mi domando, ci credo che poi l'impresa punti sulla precarietà e quindi non sviluppi il contratto a tempo indeterminato che per l'Europa è la forma regolare del lavoro? Perché? Perché dobbiamo da qualche parte trovare il modo per avere un po' più di competitività, visto che le condizioni al contorno non sono delle migliori, e quindi lavorare anche ovviamente sul fatto di far costare di meno, quindi calare gli oneri sociali legati a un tempo indeterminato, per in questo modo combattere la precarietà, ma al tempo stesso dobbiamo anche agire su un altro aspetto che è trasversale a tutto il settore del mondo produttivo, la burocrazia. Quando diciamo che abbiamo una società bloccata da procedimenti amministrativi, diciamo una delle cose più vere, che è fonte innanzitutto che ci allontana importanti investimenti, rallenta i tempi anche per far partire le cose. Qualche azione in quel senso è stata fatta, soprattutto sulle cosiddette start-up, altro start-up tecnologiche che anche in Tunisia potrebbero avere il loro perché e potrebbe essere un'altra possibile via di sviluppo, anche visto il collegamento e la vicinanza con importanti università che devono essere degli importanti incubatori per far partire e orientare l'imprenditoria. Ma il collegamento della burocrazia tiene dietro di sé anche un altro problema, la corruzione. Più ci sono passaggi intermedi, più gonfiamo le procedure burocratiche, più creiamo la condizione perché magari qualcuno ci metta lo zampino, non dia i tempi certi, la chiarezza delle regole, nel frattempo magari cambiano anche le legislazioni. Ecco perché poi in Italia le povere energie rinnovabili non possono decollare. Questa è una chiara volontà di non far partire un settore rispetto agli altri paesi europei, e quindi creano quel problema che anche agli occhi degli investitori esteri non ci rende un territorio appetibile. Quindi tante piccole azioni che sono tutte dentro un progetto serio, che chiaramente non è facile esprimere e comunicare in 10 minuti, però è già una buona cosa che tra di voi ci sia questa comunque speranza e diciamo buona propensione a sostenere questo progetto. È evidente che chi ci crede debba essere
veicolare questo messaggio, perché è importantissimo in questa fase avere la governabilità di questo paese. Governabilità vuol dire mettere come appunto leader per far ripartire la ricostruzione un partito credibile, che è fatto di persone serie, e soprattutto abbiamo visto come ha avuto il coraggio di rinnovarsi profondamente. Un 50% degli eletti saranno nuovi, un 40% degli eletti saranno donne competenti, perché non sono state messe lì in quanto donne, ma donne che nei loro settori hanno dimostrato di essere competenti e leader. Noi abbiamo due capoliste in Regione Toscana, Valeria Federici e Maria Chiara Carrozza, che sono considerate delle eccellenze, la prima per ciò che concerne la tutela del Made in Italy a livello nazionale, del settore della moda più in generale, tra quelle che hanno combattuto in campo europeo. E abbiamo la Maria Chiara Carrozza, che è un'eccellenza della ricerca italiana. Quindi loro ci rappresenteranno e avranno sicuramente, gli sarà data la possibilità, il fatto di mettere al centro dell'agenda del prossimo governo due punti importanti: difesa del Made in Italy in senso trasversale, quindi anche delle nostre tipicità, difesa della ricerca e dell'istruzione, per ridare veramente una prospettiva a questo paese. Dunque ciascuno di noi, anche se ritiene scontato, deve dare il suo contributo, essere capillare e far passare il messaggio che se non il voto utile, in questo caso è veramente utile, perché va a garantire la credibilità anche nei confronti dell'Europa. L'Europa si aspetta che vinciamo, perché lì il nostro partito può avere la sua rappresentanza politica. Quindi il mio personale augurio è di trovare in ciascuno di voi un valido supporto, ma di questo ne sono certa. Pertanto vi ringrazio per l'attenzione e spero di rivedervi presto.